Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il primo TG che apriamo con le parole del Premier Mario Draghi che è intervenuto in conferenza stampa parlando del vaccino AstraZeneca, attaccando anche coloro che hanno deciso di saltare la fila per ottenere una dose. Sentiamolo. La prima cosa da capire è che è seguire le linee guida espresse dal Ministero, dal Ministro Speranza e anche dal CTS e anche dal professor Locatelli e professor Brusaferro in tutte le occasioni di incontro che ci sono state in queste ultime ore. La raccomandazione è usare il vaccino AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni di età. Ma cerchiamo di fare una riflessione. Il rischio, quello che diciamo, deve attirare la nostra attenzione è il rischio di decesso. Il rischio di decesso è massimo per coloro che hanno più di 75 anni. La conclusione di questo è che bisogna vaccinare prioritariamente quelli che hanno più di 80, quelli che hanno più di 75, poi quelli che hanno più di 70 fino ad arrivare a quelli che hanno più di 60. Tutto dipende da questo. Tutto. Quindi il generale Figliuolo uscirà poi con una direttiva riguardo per le regioni, e qui rispondo alla disparità tra regioni. Ma uno, un po' come dire, banalizzando, dovrebbe dire smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, smettetela di vaccinare i giovani, i ragazzi o comunque i ragazzi, sì, ragazzi, insomma, io posso dire di 35 anni, psicologi di 35 anni perché sono operatori sanitari anche loro. Queste platee di operatori sanitari che si allargano in questo modo. Ma con che coscienza un giovane o comunque uno che non è compreso nelle prenotazioni salta la lista e si fa vaccinare? Questa è la prima domanda che uno si dovrebbe fare prima di farla al governo, alle regioni. Questa è la prima domanda. Con che coscienza la gente salta la lista, sapendo che lascia esposto al rischio una persona che ha più di 75 anni, un rischio concreto di morte, oppure una persona fragile? Ora i dati nazionali, secondo l'ultimo bollettino Covid diramato dalla Protezione Civile Nazionale, sono 17.221 i nuovi positivi a fronte di 362.162 tamponi elaborati. Il numero delle vittime è ancora alto, sfiora i 500, sono 487 le persone scomparse. Nelle ultime 24 ore sono 3.663 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 20 unità in meno rispetto alla giornata di mercoledì nel saldo complessivo, mentre ci sono stati 259 ingressi in rianimazione. Per quanto riguarda i reparti ordinari, sono ricoverate 28.851 persone, 465 unità in meno rispetto sempre alla giornata di mercoledì. In Campania invece aumentano i nuovi positivi, ma cala la curva del contagio. Sono 1.933 i nuovi positivi a fronte di 21.180 tamponi molecolari processati. In percentuale il 9,13% dei test ha dato esito positivo. Di queste persone 572 presentano sintomi compatibili con il Covid-50, le vittime di cui 32 nelle ultime 48 ore, 18 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. 1.979 le persone guarite. Per quanto concerne il consueto report di posti letto su base regionale, sono 656 posti a disposizione della Regione Campania, ne sono occupati 148, mentre invece sono 3.160 i posti letto di degenza ordinaria, ne sono occupati 1.605. Atteso in data odierna il consueto monitoraggio delle regioni, cambio colore che si avvicina per alcune regioni italiane. A restare in rosso saranno però quasi certamente Calabria, Campania, Puglia e Val d'Aosta, cui si aggiunge anche la Sardegna, un trend addirittura da gialla per 6 regioni, ovvero Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo e le province autonome di Trento
e Bolzano, ma si dovrà ancora attendere. Per quanto riguarda invece le regioni, saranno proprio loro a dover chiedere eventualmente di poter allentare determinate misure, di chiedere questi provvedimenti al governo. Il Presidente del Consiglio Draghi ha chiarito che c'è comunque la possibilità di chiedere queste aperture, e bisognerà però valutare settimana per settimana la situazione contagi in tutto il paese. In questo momento non è possibile, ha detto il Premier, dare delle date certe per la riapertura. Ci spostiamo ora a Napoli perché il presidente De Luca, dopo Qualiano, nell'area nord appunto di Napoli, a Sant'Angelo dei Lombardi, ad Avellino, è intervenuto per parlare di un secondo centro regionale pubblico per la cura e l'assistenza dei bambini autistici, una struttura all'avanguardia che conferma un altro grande impegno della regione. Proprio il presidente si è recato presso il centro e ha affrontato varie tematiche, tra cui il programma vaccinale, che tra l'altro nella giornata di ieri ha raggiunto una quota importante di 1 milione di dosi somministrate. Sentiamo proprio il presidente De Luca. Avete seguito come me la vicenda di AstraZeneca. Dal punto di vista della comunicazione pubblica che è stata fatta, siamo al disastro totale. Sotto i 50 anni, sopra i 50 anni, va bene, va male, i trombi, contro trombi, l'ira di Dio. Ma si può gestire in questo modo una campagna di vaccinazione? Ma si può gestire in questo modo? E questo ovviamente si aggiunge al fatto che noi non abbiamo una certezza di programmazione a un mese, a due mesi. Come si programma una campagna vaccinale non sapendo quello che succede dopo 3 settimane, soprattutto quando devi somministrare la seconda dose al 21. Allora noi abbiamo l'obiettivo in campagna di immunizzare i nostri concittadini entro fine estate, inizio autunno. Questo significa che dobbiamo fare 9.200.000 somministrazioni, perché dobbiamo vaccinare 4.600.000, 4.700.000 di nostri concittadini con la doppia dose. Vediamo se arriva Johnson & Johnson. Per adesso, di tutti gli impegni annunciati, la metà sono stati disattesi. Ci siamo permessi di anticipare un contratto con l'azienda produttrice Sputnik. Abbiamo ascoltato delle autentiche bestialità sul piano giuridico, sul piano istituzionale, autentiche bestialità, veramente non è il caso neanche di parlare. Ho visto che adesso sta chiudendo l'accordo la Baviera, niente di meno, l'Austria, niente di meno. E noi, anziché chiamare i dirigenti di AIFA, voi dovete sapere che l'Agenzia Italiana di Controllo sul Farmaco ha la sua autonomia, non è obbligata ad aspettare l'EMA in caso di epidemia, quindi può procedere in piena autonomia. Anziché essere noi a sollecitare le case produttrici e a fare la verifica del vaccino, la Regione dice sì, no, fate la valutazione scientifica, ma fatela! E così, mentre per Pfizer EMA e AIFA hanno autorizzato in 3 settimane, io mi ricordo forse in 2 settimane addirittura, per quanto riguarda Sputnik, ma dico Sputnik per dire qualunque altro vaccino, passano i mesi e non si sa bene che diavolo stiamo aspettando. Perché sarebbe una cosa decisiva? Perché avere dei vaccini aggiuntivi rispetto ai 4 contrattualizzati dall'Europa, rispetto ai quali siamo obbligati, avere vaccini aggiuntivi rispetto a Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson ci consentirebbe di fare una vaccinazione in massa, ci consentirebbe di parlare alle categorie economiche, cioè di trovare un punto di equilibrio fra tutela sanitaria ma necessità di mettere in piedi progressivamente l'economia, perché arriviamo al punto che la gente deve mangiare, occorre il pane. Conclusi i lavori di riqualificazione della chiesa trecentesca di San Pietro Martire a Corso Umberto I a Napoli, interventi per 2 milioni di euro finanziati nell'ambito del grande progetto Centro Storico di Napoli, valorizzazione
del sito UNESCO. Sul punto sentiamo le voci dei protagonisti. Possiamo restituire alla collettività una chiesa trecentesca come questa, tra l'altro situata in un punto strategico della città, vicino all'università, in un punto centralissimo, dove il grande progetto Centro Storico di Napoli segna un ulteriore passo in avanti, un ulteriore restauro completato e riguarda naturalmente, ecco, qui non solo la restituzione della navata e delle cappelle che vediamo, ma anche il conventino, anche il campanile, la facciata esterna che abbiamo terminato di realizzare già un anno fa e l'abbiamo già presentata alla città, un complesso lavoro di messa in sicurezza oltre che di restauro e di valorizzazione. E ancora un avanzamento sul piano del recupero dei beni, come dire, del patrimonio storico-artistico, ma che diventano beni della collettività, vengono restituiti, valorizzati, riconsegnati ed è un bel momento. Naturalmente tutto ciò accade anche con le difficoltà delle lavorazioni in un momento complesso quale quello della pandemia e questo fa sì che anche le lavorazioni debbano procedere con maggiore attenzione, ma noi continuiamo ad andare avanti, quindi si ringrazia naturalmente, ecco, tutti gli enti che hanno collaborato a questa realizzazione e anche i nostri uffici del Comune e le imprese che stanno dimostrando un'attenzione in un momento molto complicato. Ora un fatto di cronaca: beni per circa 240.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza l'amministratore di sostegno di una donna disabile che ne gestiva il patrimonio su delega del giudice tutelare. L'uomo di 59 anni di Salerno, nipote dell'assistita, tra il 2010 e 2018 si sarebbe impadronito con diversi bonifici eseguiti dal conto corrente della donna di gran parte dei suoi averi. Le indagini dei finanzieri sono partite da una denuncia dei cugini dell'amministratore di sostegno che alla morte della zia hanno ricevuto un'eredità di scarsa consistenza. Il 59enne avrebbe prelevato ben 60.000 euro dal conto corrente della zia ed effettuato un bonifico di 90.000 euro senza andarlo mai a comunicare al giudice tutelare, cui in realtà, proprio in base alle sue funzioni, avrebbe avuto l'obbligo di comunicare questi movimenti bancari. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Terra di Lavoro, certificati nel report dell'8 aprile 284 nuovi positivi a fronte di 2.971 tamponi processati per un tasso di incidenza del 9,5. Sono 304 le persone guarite, ma si evidenziano anche 15 persone scomparse. Nel saldo complessivo, discesa di 35 contagiati su tutto il territorio. Per quanto riguarda le singole città, Caserta è sempre in cima per numero di casi attivi con 604 contagiati, c'è poi Marcianise con 477 e Maddaloni con 452. Restiamo nel casertano perché i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Piedimonte Matese si sono recati ad Ailano e hanno arrestato un 65enne di Mondragone accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo aver sottoposto l'uomo ad un controllo a bordo della propria autovettura in transito sulla strada provinciale 281, atteso il fare sospetto del 65enne, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare, rinvenendo nel bagagliaio della vettura 540 grammi di marijuana contenuti in un sacchetto in plastica termosaldata. La sostanza stupefacente è stata sequestrata mentre l'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente autorità giudiziaria. Chiudiamo con il calcio. Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale di recupero contro la Juventus alle 15 di domenica, il Napoli tornerà in campo allo stadio Ferraris di Genova per affrontare la Sampdoria. I blucerchianti sono al 10° posto con 36 punti, vicinissimi alla salvezza, e squalificato Adrien Silva a centrocampo insieme a Torsby, potrebbe esserci Askilsen, una novità dell'ultima ora. In attacco conferma per Gabbiadini, che dovrebbe fare coppia con Quagliarella, anche se è viva l'opzione di Keita Balde. Ballottaggi in difesa tra Tonelli e Yoshida e Damsgaard Yankto. Per quanto riguarda il Napoli, invece, il recupero di Ospina, che dovrebbe partire titolare dopo il problema
al dito, mentre in attacco Osimhen questa volta sembra in vantaggio su Mertens al pari di Politano. Su Irving Lozano in difesa si accomoderà in panchina Rachmani, al fianco di Koulibaly dovrebbe giocare nuovamente Manolas, più indietro nel ballottaggio Maximovic. Gli uomini di Gattuso invece sono quinti in classifica e nonostante la sconfitta contro la Juventus dell'Allianz Stadium sono a soli 2 punti dalla zona Champions. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata, arrivederci.